La deadline è stata fissata al 1 maggio 2015, ma quello sarà soltanto il primo dei 180 giorni in cui l'Italia ospiterà Milano in un'area espositiva di oltre 1 milione di metri quadri e 143 paesi. Sono questi i numeri di Expo Milano 2015, una vetrina mondiale in cui i paesi mostreranno il meglio delle loro tecnologie per garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli del mondo nel rispetto del pianeta e dei suoi equilibri. Sono i numeri che fotografano oggi il sito di Expo, ma ci sono anche quelli dei visitatori attesi, i numeri delle iniziative che si svolgeranno nei padiglioni, ma anche quelli degli eventi sui territori. Per 6 mesi Milano sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell'alimentazione. Tuttavia Expo non è solo Milano, ma è anche una miriade di iniziative che racconteranno sui territori, nelle città, nei borghi, di mare, di montagna, di pianura, di collina, l'Italia e i suoi splendidi paesaggi. Un habitat unico al mondo, ricco di specie vegetali diverse. Tra gli eventi più attesi, Expo Venice, protagonista di Expo 2015 con Acque Venezia, il padiglione dedicato alla tematica dell'acqua, collaterale all'Esposizione Universale di Milano. Al centro avrà il tema dell'acqua, con un articolato programma di esposizioni, mostre, convegni, percorsi degustativi, eventi spettacolari rivolti al grande pubblico, ma anche iniziative internazionali rivolte alle aziende e al mondo della ricerca. Qui, mercoledì 8 aprile, nella sede di Venezia di UNESCO Italia, è stato dato l'annuncio di uno straordinario riconoscimento ottenuto dopo un lungo iter dall'area del Delta del Po, che in giugno sarà riconosciuto ufficialmente come riserva del programma MAB UNESCO. Un annuncio dato alla presenza di tutti i rappresentanti istituzionali dei due parchi, delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, delle province e dei comuni che hanno partecipato insieme ai lavori necessari per candidare i due parchi al riconoscimento. Non è un punto di arrivo, è stato detto, ma un punto di partenza. Per tutti noi il primo problema è mantenere l'unità della gestione dei due parchi nonostante la divisione in due realtà distinte. Collegare il Delta alle altre aree MAB italiane, europee e mondiali e infine creare nei cittadini la coscienza, l'orgoglio e l'identità di appartenere a quest'area. L'UNESCO è l'ente certificatore in questo caso che attribuisce questo riconoscimento e, come spiegavo questa mattina, non lo vende come un marchio da utilizzare pensando che poi uno sviluppo turistico di prodotti, di attività potesse risultare automaticamente da questo riconoscimento. È semmai una leva, un sostegno, un incoraggiamento a procedere nella via dello sviluppo sostenibile, quindi non certifichiamo questo tipo di processi. Da parte del territorio, ovviamente, chiediamo appunto che non sia solo pronto a raccogliere benefici che sono un po' nel sogno di tutti, una nuova possibilità di sviluppo in generale, quello che si aspettano gli operatori, le popolazioni che abitano questi territori. Noi chiediamo qualcosa in più, come spiegavo questa mattina, che ci sia partecipazione, che ci sia contributo effettivo a questo grande sforzo di educazione, di acculturazione, di comunicazione che sta intraprendendo l'UNESCO da sempre.